Per questa ricetta ci occorrono 500 g di farina di ceci, piselli o cannellini, 500 ml d'acqua tiepida, una bustina di lievito istantaneo da 8 g, un pizzico di sale, 10 g di psyllio, del timo e dell'origano. Uniamo il lievito alla farina, aggiungiamo anche le spezie . Mescoliamo lo psyllio con l'acqua e li aggiungiamo alla farina. L'impasto dovrà essere molto morbido. Aggiungiamo anche il sale. Versiamo l'impasto in una teglia da plum cake foderata con della carta da forno. Ricopriamo la teglia con due canovacci che abbiamo riscaldato precedentemente e lo facciamo riposare per 30 minuti in un luogo caldo e asciutto. Dopo 30 minuti di lievitazione possiamo andare a infornare il pane in forno statico. Per i primi 10 minuti lo inforneremo a 200 gradi. Per i successivi 20 a 180, dopo i primi 30 minuti di cottura, togliamo il pane dalla teglia e lo facciamo cuocere per altri 10 minuti. E dopo 10 minuti il pane è pronto. Lo faremo raffreddare completamente prima di tagliarlo. Buon appetito!